It is more hot now. No, it is hotter now. Ciao, sono Monica di ImparaLinglesecommonica.com e in questa breve lezione ti fornirò una pillola per rendere la qualità del tuo inglese scritto e parlato di gran lunga migliore. Come avrai capito, tema della lezione di oggi sono i comparativi di maggioranza e nella fattispecie i comparativi di maggioranza per quanto riguarda gli aggettivi monosillabici, quelli che io definisco volgarmente aggettivi corti o brevi, come per esempio l'aggettivo hot che significa appunto caldo. Per rendere l'aggettivo hot nel suo comparativo di maggioranza, quindi più caldo, è sufficiente aggiungere il suffisso er all'aggettivo. Essendo tuttavia hot un aggettivo monosillabico che finisce con una consonante preceduta da una vocale, dobbiamo anche raddoppiare la t, quindi la consonante prima di aggiungere la desinenza. Per questo otterremo hotter. Stesso discorso vale per esempio per l'aggettivo big, che nel suo comparativo di maggioranza diventa bigger. Bene, per oggi è tutto, io ti aspetto alla prossima lezione con una nuova pillola di grammatica.